oltre 140 espositori che hanno portato in città il meglio dell'antiquariato, ma anche del vintage, del collezionismo, del modernariato ed infine dell'artigianato artistico per 25 in fiera. L'iniziativa che anima il centro storico aretino è nata dalla volontà e dall'impegno condiviso delle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato con la collaborazione del Comune di Arezzo. Ci siamo organizzati, abbiamo chiamato i vari stand e tutti insieme abbiamo lavorato alacremente per avere l'ottimo successo che potete vedere. Quest'anno è stata un'occasione unica perché la decisione del Comune di non continuare le edizioni della fiera antiquaria del vintage è stata l'occasione che ha fatto sì che le quattro categorie insieme hanno cercato di farla lo stesso nel trend forse anche superiore di quello che è stata sempre la fiera dell'antiquariato del vintage del 25 aprile. Siamo contenti di questa collaborazione, speriamo che continui. 25 in fiera da un lato quindi vuol rendere omaggio alla fiera antiquaria, tra gli espositori infatti molti volti noti dell'appuntamento mensile con l'antiquariato, ma dall'altro mira anche a ritagliarsi una propria identità autonoma. L'intento proprio di questa manifestazione, di questo evento che abbiamo creato con le altre associazioni di categoria è proprio quello di mettere in evidenza e di dare spunti lavorativi alle nostre aziende, quindi è un ottimo mezzo promozionale per quello che è l'economia delle nostre attività. È un evento che dovrà ripetersi tutti gli anni e che deve servire per evidenziare sia la parte antiquaria, sia la parte di artigianato artistico, sia la parte di commercio della città di Arezzo, oltre che ovviamente le bellezze architettoniche e storiche di questa città.